Salve a tutti ragazzi ragazzi ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlare di un film che ho visto un sacco di volte. E Secondo me è uno di quei film che. Vabbè, che dura poco, quindi non è che va proprio a approfondire la, la, la storia di questo criminale, di questo assassino, che praticamente si dice abbia fatto fuori. Qua c'è scritto 30 omicidi lui dice i 150, non lo so cioè, non so a chi credere il film dice 150 lui dice qua dicono 30 su wikipedia, non lo so da 74 o a 78 ovvero parliamo di Ted Bundy una persona che anche lui come tutti quei altri serial killer che noi conosciamo abbiamo conosciuto, no? ho parlato di altri serial killer qua sul mio canale ovvero Joe Wayne Casey abbiamo parlato anche di Jeffrey Dahmer tutti diciamo film serie tv E tutti hanno un pallino Ovvero il sesso C'hanno un problema con questo Chi ha problemi col sesso Diventa un serial killer c Ho capito questo io Che non riescono a contenere La loro voglia Di, di fare Di, di, di esagerare no? Un po' mi ha ricordato Ted Bundy Io non ci ho fatto caso ai tempi Un po' mi ha ricordato Dahmer Vabbè, lui ci va con le donne, eh, a che andava con i uomini. Però, le, secondo me, viene accumulato dalla stessa farci quel cazzo che vuoi con il corpo di quella povera persona che ti fa sotto male. Che poi la, il film no, cerca un, un po' di far vedere che... Ma anche lui usa le maschere come siamo anche noi, no? No, non so, ci sorridiamo al vicino di casa o l'amico stronzo o l'amica stronza che abbiamo. Facciamo un sorriso falso e poi dentro di noi ce ne diciamo di tutti i colori. Ecco, lui, diciamo, era una grande maschera. Un grande cazzaro eh, che per, per attirare chiunque a, nelle sue grinfie si inventava di tutto tra braccio rotto, gamba rotta, pene rotto l'avevano lasciato per strada faceva il finto pulizotto detective di tutto cioè lui era così bravo perché prima di uscire lui si faceva pure la recitazione davanti ai specchi per così no a trovare la vittima la povera eh, disgraziata che sarebbe finito nelle sue mani perché tutto questo perché veramente uno dice minchia ora voi donne dovete stare attenti a questa cosa perché quando vi dice il vostro mail dice ma non questa cosa perché lui voleva fare cose estreme, no? tipo il sesso anale E lei dice, no, ma io l'ano non te lo voglio dare. E quindi, no, un uomo normale andrebbe a pagare una prostituta che glielo dà, sto anno, un po' rotto, ma glielo dà. Forse lui non, non, ave, non era il suo sogno andare in un ano rotto. Avrebbe lui preferito rompere un ano, ovvero quello di sua moglie. Vedendo così, dice, ma che ne faccio? Perché, cioè, io mi ho riflettuto nel film e ho detto... Mi ma forse se la moglie gli dava il culo, gli faceva tutto quello che lui voleva, forse forse ci risparmiamo 30 omicidi forse Ted Bundy ancora oggi era vivo, forse, eh? Non lo sappiamo, però l'ho visto un po' così, lo so che tanti di voi potranno dire, ma Ivano, ma cosa stai dicendo? No, però, cioè, cioè, questa scena del film, ovvero, no, ano non te ne do, ok, allora mi cerco un altro ano, ovvero andare a prendere una poveraccia. E violentarla, questo non ci siamo sbagliato. sbagliati. A questo punto, vai a una prostituta, anche se hai sbagliato il tradimento tra dire tua moglie, ma meno non fai male a nessuno, vero? Paghi quello che devi pagare l'anno, poi costa. Ci cioè, cioè, sarebbe costato molto di più perché è un punto un po che fa un po' male. Poi chi è dotato, poi sappiamo. Ma qua non stiamo parlando degli anni. Che cazzo stiamo parlando? Dove siamo andati a finire a parlare? Il nostro caro uh, Ted Bundy è nato nel 46 il 24 novembre ed è morto il 24, c'è cioè, cioè proprio, proprio il 24 sempre sono scelti. Dell'89 in Florida. È stato sposato all'80, 86 Ed era un metro e 78. Il film, anche se è molto spartano, perché c'è cioè, proprio si vede. Proprio la, la, il fatto che siamo nel 2002, cioè loro vorrebbero farti sentire gli anni 70, ma si scordano di togliere certe cose per strada nei, nei supermercati, quindi ci sono pochi esterni, perché non si sono potuti permettere di fare una ricostruzione tipo stile anni 70. Quindi vediamo sempre questi angolini a buio. Queste strade un po' vuote, no? Cercare di girare nei momenti che non c'è nessuno. Fa un po' schifo. L'attore è stato anche bravo, che mh, non mi ricordo è, mh, come si chiama. L'attore non mi ricordo. Ma è stato molto bravo perché sta proprio sul cazzo, vista, dall'inizio alla fine. E somiglia molto anche all'originale, all no? Ted Bundy. E anche lui andava nei bar un po' come Jeffrey Dahmer, ovvero si guardava le sue prede. Cazzo, somigliano tutti questi assassini, si somigliano tutti tra di loro, eh. Attenzione, allora, Michael Riley Burke è stato, è stato diciamo il nostro Damer. Gli altri attori sono stati anche bravi. Anche la moglie, interpretata da Body Ann Bliss, anche lei è stata veramente bravissima. A interpretare la moglie, che poveraccia doveva farla morta, perché lui non, 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 non si eccitava, se riviva, cioè, se ti lamenta, doveva essere morta, un po' di bavetta pure ti faceva uscire, e lui, prende sborrava che era un piacere. Il film, come ho detto, ha ah, tanti difetti, un buon un mondaggio di merda, un po' la legge fa cacare però penso che sia meglio questo, me l'ha detto in tanti, che il Ted Bundy con Zach Efron, che io ancora non ho neanche visto e non ho manco voglia di vederlo, non perché Zach Efron io ho qualcosa in contrario contro di lui, a me anzi mi fa simpatia come persona, come attore e tutto, anche se mi stavo sui coglioni su High School Musical, però quello è un altro, un altro discorso. Bah! che dire è uno, questo è un altro film di quelli là che andavano forte nei primi 2000 no, a fare queste storie vere un po' televisive perché si vede proprio quella cosa televisiva che non è mh, non c'ha quel sapore no, da, da, da cinema ecco, proprio, proprio si vede che è una cosa fatta per la tv, proprio a economy però nel complesso riesce a, uh, a intrattenere riesce a fartelo vedere mh, a farti legare alla storia, a incuriosirti a sapere di più, io non voglio dirvi di nient'altro. Per questo, visto, diciamo, non vi dico come l'hanno preso, perché come è stato ammazzato, se l'hanno giustiziato, no, non, io non dico niente. Lo so che tanti di voi forse lo sanno già e mi diranno, Eh, ma Ivan, io, io lo so, eh. Ma tante persone lo sanno, non è che sono tutti quanti amanti delle storie dei serial killer e quindi si tengono presente il ricordo di tutto e di tutti. Quindi può essere tanti non sanno ben niente, forse manco di Dead Bundy, ma è uno dei peggiori serial killer che ha avuto l'America. Che mentre lui faceva vittime, c'era anche il nostro Jeffrey Dahmer e anche Casey. Cioè, erano tutti in attivo. Meno male che i serial killer ultimamente sono spariti, meno male che hanno rotto i coglioni. Grazie alla tecnologia, veramente non si possono più fare queste cose: ammazzare 40 persone, 30 persone. Cioè, ti beccherebbero subito, già forse al primo omicidio che uno va a fare queste chile di merda. Ma io dico, mandatemela a buttare, che è la meglio cosa, guarda, anziché fare male alle persone, meno guarda, ci, fa ci guadagna pure i soldi, ci manda la famiglia, non lo so, qualcosa ci farà con questi soldi, queste prostitute. Cioè, non capisco. Bello che ci hanno pure i soldi, noi invece dici, minchia, so ma neanche, non si fa, non si fa, di una bambola confiabile. È inaccettabile questo, però boh. pensiero mio, questi qua sono gente psicopatica, malata nel cervello. Quindi ragionavano che prendersi come Ano ah, non mi dà mia moglie, allora mi vado a prendere tutti gli anni che mi spuntano eh, per strada e me ne vado a scegliere. Non ci siamo, non ci siamo. Teban, fai proprio cagare proprio, veramente proprio tu. Eh, che vergogna. Niente, detto questo, fatemi sapere un po' voi se mi consigliate qualche film. Qualcuno mi ha detto di vedere il film di Dahmer. Mi sembra che c'è ancora su Amazon. Forse lo vedrò in questi giorni, perché non mi va di deprimermi di nuovo, veramente. Mi deprime perché quando vedo una storia vera, io ci soffro tanto. Cioè, ci rimango male, soprattutto quando sono le vittime donne. No? Soffro. Poi quando sono minorenne, ancora di più soffro io. Quindi... Non mi va di vedere certe cose che mi destabilizzano. ma non è un film, ok. Però durante le televisioni del film tu pensi: minchia! Però, queste, queste cose, cose che sto vedendo sono accadute. Cioè, gli addescamenti, lo stupro. Eh, sono cose un po' pesantine. Se stiamo parlando di film horror che non sono basati su niente, sono cose inventate, e allora lì io posso vedermi qualsiasi cosa ma appena tu mi fai una cosa ispirata a, questi, a queste vicende orribili, io inizio a desistere, ovvero a iniziare un po' a starci male durante la visione. Ecco, fatemi sapere un po' voi anche su questa cosa qua, se siete come me o meno. Come sempre io vi ringrazio che vi siete iscritti in tanti, abbiamo superato i 1125-1122, non mi ricordo più, e, eh, e anche vi ringrazio per i complimenti che ho ricevuto di alcuni nuovi iscritti. Mi hanno fatto vari complimenti. Io sono contento, ho apprezzato molto. E che vorrei anche eh, salutare penso che sia il minimo. Se internet me lo permette. Penso che me lo permetterà. Ah, Cesare Dell'Agnello. Spero che l'ho detto bene. Lo saluto e gli mando un grande abbraccio. Detto questo, qua sotto trovate anche una wishlist se volete regalarmi qualche film da recensire da portare qua sul canale e qualche regalino anche per Dottor Dracula che poveraccio, non c'è nessuno. Barbara e prenente Elena Altobelli ci hanno regalato qualcosa ma nessuno ci ha più regalato più niente. E lui è un po' triste. Per questo è un po' sparito, non è tornato più. Non è è un po' demoralizzato ecco tiratelo su un po' per piacere alla prossima